Buonasera a tutti ragazzi, ragazze ovviamente, ciao, siamo di nuovo in diretta. Allora, adesso mi collego come sempre, vediamo per adesso non vedo ancora i messaggi, perché siamo in anticipo questa sera, ho visto adesso, allora vediamo, quando sei, ci metto un po', vabbè. Com'è questo nuovo inizio? Cioè, nuovo inizio, insomma, già la settimana scorsa ci si poteva muovere, diciamo. Ma com'è andata la fine di questo lockdown, diciamo così? Intanto che mi collego, così dopo vedo un po' i vostri... Sì, giusto. Andiamo, Dovrebbe partire... Oh, eccolo qua. Allora, questa è la diretta, perfetto. Ragazzi, sapete che qui la connessione è ancora lenta, non è che ci vuole ancora un attimo prima che io veda appunto i messaggi, ma no, dovremmo arrivarci. Perché non lo vedo? Dov'è? Oh, eccolo! Ho beccato, eh. Ancora un attimo. Giovanni, ciao, subito una domanda. Giovanni, fammi una domanda. Allora, vediamo. Posso sostituire il limoncello con lo sciroppo di sambuca analcolico fatto in casa? Anna, sì, va bene, non c'è problema. Anna, ovviamente barbiere, ragazzi. Io credo che il giorno, cos'è, il 20, il 19, il 20, il 19 c'è stata l'apertura. Beh, insomma, lunedì e martedì sia la giornata nazionale dei barbieri, per così dire. Allora, ciao, finalmente giovedì. Bene, Alessandra, benvenuta. Allora, datemi un secondo. Perfetto. Ciao Davide, ciao, ciao Silvia, c'è qualcuno di nuovo ragazzi, che magari è la prima volta che si collega, da Monaco do Baviera, ciao Dano, sì ma ti ho già visto nelle varie dirette, ciao Pietro, buonasera, prontissimi, ciao Valeria, benvenuta Valeria, anzi bentornata perché ti vedo spessissimo, possiamo fare domani le preparazioni? Certo Michela, sì, volendo si possono fare tranquillamente domani. L'importante è che abbiate almeno 6-7 ore, ok? Perché ovviamente abbiamo la marmellata, le due ganasce, di conseguenza. Questa sera facciamo anche della teoria, eh? E c'ho anche una sorpresa, però ve la faccio vedere dopo. Niente ospiti però stasera, tranquilli, non ci sono ospiti. Allora, vediamo, Ciao Davide, bene, grazie, ripreso il lavoro, infatti, lo so ragazzi. E noi continueremo appunto con le dirette. Adesso vediamo, magari le attenueremo un attimo, insomma, vediamo un attimino come va. Però non volevo smettere, ecco, assolutamente, perché mi diverto troppo, quindi. E ciao Pamela, Raffaella, tu sei nuova, Raffaella? Raffaella, dimmi tu. E ciao Alice. E ciao Davide, sono gli ingredienti. Sono tornata dal lavoro alle 20. Tranquilla Martina, tra noi sapete che iniziamo sempre tra 5 7-8 minuti. Ciao Giuseppe, dove si trovano i Ribes? Paola, io li acquisto al supermercato. Ciao Diego, io li acquisto al supermercato, ok? Siamo ovviamente alle fragole, i lamponi. Perché il Ribes? La seconda volta Loredana che si collega. Benvenuta di nuovo Loredana. Perché il Ribes? Allora, il Ribes serve a dare una nota molto acidula alla ganache, va bene? Siccome comunque la ganache è dolce di suo, abbiamo due ganache che sono sostanzialmente dolci. Abbiamo la namelaca, dobbiamo tagliarle, ok? E le tagliamo appunto con l'acidulo del lampone, l'acidulo del ribes all'interno della ganache, va bene? E quindi giochiamo un po' con questo bilanciamento di dolce acidulo. E un po' questo, ecco. E poi si sente la nota di alcol, eh? Ma adesso poi ve la spiego anche il limoncino o limoncello, eccetera. Ciao Luca, ciao Concetta. Anch'io sono nuova, buonasera, ciao Santina, benvenuta anzi Santina, ciao a tutti, oggi per me è la prima volta, ciao Monica, benvenuta allora, ciao Irene, vediamo Erika, Raffaella, buonasera Stefania, carta e penna pronti, bene Stefania, sì, diciamo che la teoria la facciamo dopo, va
bene. Se per caso sforiamo un attimo, che magari è tardi, non credo che faremo assolutamente tardi, allora la facciamo sabato, insomma, non c'è problema. Elena, non mi arrivano le tue mail. Come mai, Elena? E adesso però qua non ho Antonio in diretta. Ciao a tutti, ciao Davide. vediamo, Davide, scusa, la gelatina Aquilotto. Anna, me l'hanno scritto nel gruppo. Prova a cercare, sai, Anna, ma non me la ricordo l'Aquilotto, quanti blu ha. Usiamo il profilo di mia figlia Giulia. Ah, ok, perfetto, Raffaella. Ciao Davide, mirtilli invece di Ribes? Sì, sì, vanno bene, sai. Vanno bene i mirtilli. Io ho scongelato i frutti di bosco e ho preso Ribes e more. Ma sì, Luca, vanno bene, va bene. Se per caso non avete il Ribes, fate solo fragola, ovviamente. Non succede assolutamente nulla. Ciao Carmela da Monopoli. Eccoci, ciao Davide. Sono riuscito a trovare Ribes. Uso i frutti di bosco congelati. Lidia, va bene. L'ho detto anche adesso, va bene. Non c'è problema, Grazie per le bellissime ricette, grazie Monica. Ma ripeto, andremo avanti. Adesso la settimana prossima non lo so. Perché? Perché c'è una novità. Vedete qua, le novità non mancano mai. Allora, torno a registrare, finalmente possiamo. E quindi torniamo a registrare le video ricette, va bene? E quindi adesso non so se la settimana prossima riuscirò a fare una nuova ricetta assieme a tutti voi. Se non facciamo la ricetta, ci troviamo in chat e parliamo comunque di pasticceria. Ecco, bilanciamento. Usa, allora Anna, per lo sciroppo di Sambuco, tieni conto che è dolciastro, quindi in teoria usi la stessa quantità, otterrai comunque una ganache un pochino più dolce, ecco. Delle mie creazioni, guarda qui, dove arrivano? Ah, perfetto, Alice. Ciao Alessandra, buonasera, ben ritrovata. Allora, vediamo. Okay, ecco, perfetto. Buonasera a tutti. Ciao Franci. Mara, eccolo lì, sì. No, Mara l'avevo già detta, ogni tanto mi perdo anch'io. Eccolo lì. Allora trovi un posto, Luca. No, Luca, per adesso il progetto pasticceria semplice è chiuso. Per adesso vediamo, ma per adesso è chiuso. No, sono altre idee, altre cosine molto interessanti. Sto lavorando, dai, ve la dico al volo, dai, però Antonio mi raccomando, non deve saperlo perché in teoria non dovevo dire nulla. Sto lavorando a un progetto che riguarda le crostate, non semplici crostate, beh, insomma, l'avete visto, ecco. Ma delle cose un po' particolari, delle cose un po' semplici da fare ovviamente, ma interessanti. Ne ho in mente una, ragazzi, che devo mettere, l'ho già messa giù, devo ancora però bilanciarla bene tutto, che si chiama, com'è che l'ho chiamata? Estate in costiera, ok? Vi lascio immaginare ovviamente, Pietro, è la tua estate in costiera, se non ricordo male, tu sei campano, proprio da Salerno, se non ricordo male. E allora, per la torta, no ragazzi, non ci servono stampi per la torta, e la torta che prepareremo questa sera non servono cerniere, microforati, come anelli, tutto il più il tappettino se lo avete, se non lo avete usiamo la carta da forno, ok? Vediamo, No, Valeria, quella che ti ho appena citato è un altro progetto, però è un progetto molto, diciamo così, interessante, ok? Allora, per vignette, sale per forza, farina, nocciolo, mandorle, perché... No, Zeudi, se non sbaglio, Zeudi, puoi usare tranquillamente, immagino che tu intenda la farina appunto di mandorle o nocciola per il crackling. Allora tu lì puoi usare tutta farina normale, sai, non c'è problema. Lidia, tu sei amalfitana, bel posto. Giro del mondo in 80 crostate, lo so Alessandra, quella è un'altra mia idea, lo sapete, piano piano sviluppo tutto, Ciao Antonietta. Allora, vediamo, adesso, aspettate che chiudo un attimo qui, ok. Ciao Davide, sostituto della farina alle mandorle per il crackling. Valentina, puoi usare tranquillamente farina normale, tutta farina normale. Poi se riusciamo già questa sera ve la spiego. Un secondo solo, che ho qui la mia acqua, avevo un bicchiere. Bene. Allora, via, sono le 9:05, altri due minutini. Ciao Morena!
Un grande abbraccio, Morena. E Francesca, eccomi. Sì, sono qui, Francesca. Allora, già mi avete combinato. Emma, sì, hai letto la mail della mia storia, diciamo, Emma. Eh sì, per chi l'ha letta, insomma, l'avete letta in tanti, ecco, è una storia simpatica, ecco, che mi ha portato ad avere. Adesso tanto, indubbiamente, ci sono stati momenti difficili, io dico sempre ragazzi, ci sono gli alti e bassi per tutti, oggi è così, domani è così, poi è così, però forse anche il bello della vita, sarebbe bello se andasse tutto in salita, però si sa, non è così. E vediamo, eh. Ciao Nadia, benvenuta. Sara, come si fa? Cosa? Come si, magari ho perso un messaggio, ecco. Ma non sono mai lasciata contagiare tanto. Paola, è da tanto che ti seguo, ma non mi sono mai fatta lasciare contagiare. Paola, lasciati. Beh, adesso piano, fermi. Parlare di lasciarsi contagiare in questo periodo, anche no. Stavo per dirti, Paola, lasciati contagiare. No. Paola, tu seguici. Vediamola così, dai. Allora, direi che ragazzi, io ci siamo. Fantastico, siete tantissimi anche stasera, è pazzesco. Siamo, esatto, Donatella, l'ha scritto anche Donatella, siamo quasi 240, no, siamo sì, 240, sono 240 di giovedì sera, dopo una giornata magari di lavoro, e questo, direi che possiamo partire, indubbiamente. Allora, cosa prepareremo questa sera? Prepareremo sostanzialmente tre basi, va bene? La ganache, fragola e ribes, poi prepareremo una ganache a base alcolica, quindi al limoncello in questo caso, e la namelaca al lampone, va bene? E tenete conto che la ganache al limoncello, noi la faremo al limoncello, ma se la volete fare al rum, al Contrô, al Malibu, ad esempio, che dà quella bella nota di cocco tipica anche un po' del periodo estivo, perché no? Si può fare senza problemi. Sostituiamo esattamente la stessa quantità di limoncello con il rum, il Malibu, eccetera. Poi, vabbè, le altre le vediamo dopo. Direi che possiamo a questo punto partire direttamente da quella al limoncello. Va bene? Allora, Daniela, oggi se vuoi per domenica preparo. Bella, bella notizia, Daniela. Tampone negativo. Bene, bene. Allora, Davide, come si fa la proporzione per calcolare la gelatina? Vendono una da. Sara, cercati l'articolo, lo trovi sia sulla pagina, sul mio profilo personale. Ah, io ho finito l'amicizia, ragazzi. Se volete, seguitemi. Oppure nel gruppo Dolci Momenti di Davide, trattino la famiglia. C'è tutto l'articolo che avevo fatto sulle gelatine e lì vi fate le proporzioni, va bene? Nadia, tuo Davide, il fratello dov'è? Nadia. Nadia è il fratello della moglie, quindi chiudo subito. Allora, non ho niente dove posso avere. Aspettate, ho appena. Non ho gli ingredienti. Posso avere il video? Rosale, il video rimane qua, sai. Allora, vediamo. Lui viene. Sì, lui già, anche qui rimane nella pagina. Rimane. Datemi ancora un secondo. Devo, ogni tanto devo spostarmi che. No. Allora, intanto vedo i messaggi. Perfetto, è arrivata anche Roberta. Ciao Roberta. Il video sì, rimane sempre qui, eh. Non lo cancelliamo, ragazzi. Lo troverete sempre sulla pagina. Basta scorrere un po', trovate tutti quelli che abbiamo fatto durante la quarantena. Silvana. Ok, no, Patrizia, iniziamo adesso. Iniziamo adesso, iniziamo adesso. Allora, bene. Partiamo subito allora con la nostra ganache al limoncello, va bene? O limoncino, a seconda un po' dei. Avete visto che non ho più i buchi? Perché sono andato, come dicevo all'inizio, finalmente da barbiere. Allora, vediamo subito, prendo la panna in frigo. Allora. Segreto per fare, segreto, fidanzato appunto, per fare una buona ganache al limoncello. Il limoncello è molto semplice. Grazie Enzo, grazie, gentilissimo. Se uso lo strega, ah, viene buonissimo Lidia, con il liquore strega viene buonissimo. Te lo consiglio, sì, se avete strega, sì. Usando un liquore al lampone, allora Fiorina, sì, lo puoi fare, però presumo che sia abbastanza dolce il liquore al lampone. Io starei su quello. Io ho scelto il limone perché contrasta un pochino, ok? Allora,
Io tra l'altro ho un limoncello triste, sono sincero, un limoncello triste e avevo questo, uso questo. E infatti guardate, c'è neanche il colore, poverino. Vabbè, e la ganache fondamentale è il limoncello, nel senso che se ne avete uno veramente buono, dove sono stati estratti bene gli oli essenziali, i profumi, avrete una ganache sicuramente molto molto buona. Tra l'altro di solito, ecco, non usate un limoncello del nonno Gianni che fa 96 gradi, perché ovviamente poi lo sentite in ganache, va bene? Bisognerebbe avere un limoncello classico intorno ai 37-40 gradi al massimo, 35, ecco, mi raccomando. Paola, il limoncello fatto in casa? Sì, purché non sia appunto quello del nonno Gianni a 97 gradi, va bene? Lo so, il limoncello è trasparente e triste, lo so, lo so. Se vuoi ti porto il mio, Valeria, volentieri. Ok, allora, quindi questa è una cosa. Poi, tanti di voi mi dicono, ma oh, ragazzi, ho fatto il cremoso, ve lo ricordate, il cremoso alla vaniglia, a base di cioccolato bianco? Era molto dolce, ok? E ho fatto quello, era molto dolce. Tanto nelle preparazioni a base di cioccolato bianco lo fa il cioccolato, è ovvio. E se voi prendete, ad esempio, c'è un ottimo prodotto della Valerona che si chiama Opalis, ed è un cioccolato bianco dove l'intensità dell'aroma, diciamo, del cioccolato è molto tenue, perché è stato proprio pensato per essere utilizzato nei prodotti a base di cioccolato bianco, dove si deve leggermente sentire, ma non deve diventare il protagonista. Va bene? Io ve lo consiglio. Costa parecchio, lo trovate in tutti i negozi specializzati ormai, quindi non al supermercato, ecco. Però, allora, possiamo usare una purea di frutta congelata? Sì, Stefano, assolutamente sì. E ecco, quindi c'è da dire anche questo, va bene? Quindi cioccolato bianco, vabbè, io ho usato uno normalissimo da supermercato, tipo quello delle Emilia, se non ricordo male, e quello è abbastanza dolciastro, ecco. Allora, vediamo. Bene, possiamo iniziare allora. Iniziamo. Una cosa, io vi ho detto, se avete una puntina di colorante giallo per aiutare, va bene, ma proprio poca poca poca, solo per aiutare un pochino il colore, soprattutto se avete un limoncello come il mio, che poverino, è proprio triste. allora vediamo. Ah, ok, perfetto, Danila. Allora, partiamo subito facendo cosa? Prendiamo una terlina, ok, e mettiamo all'interno la panna. Aspettate che la tiriamo giù bene. La panna e il cioccolato bianco. Quindi, e scaldiamo a microonde. Ok, se non avete microonde, ovviamente come al solito bagnomaria. Scaldiamo bene, io metto il microonde alla massima potenza. Scaldo fin tanto che non mi si scioglie, ok? Avendo la panna all'interno, non abbiamo. Io drogata di Opalis e Dulce, vabbè, Dulce ragazzi è una cosa da paura, non ve lo consiglio il Dulce, perché se ve lo consigliassi ve lo mangereste così davanti alla televisione. Praticamente il Dulce, che ha scritto Barbara, è un cioccolato della Barrona, leggermente, è un cioccolato bianco leggermente caramellato, ok? Si usa per fare delle belle preparazioni, però ecco, io non ho mai fatto ad esempio preparazioni qua in diretta a base di Dulce perché ovviamente ho fatto un po' fatica a trovarlo, ecco. Allora, vediamo, grazie Barbara, le tue lezioni sono fantastiche, spiegate la perfezione e risultano facili, grazie, grazie. Allora, vediamo un attimo qua. Sì, direi che ci siamo, è sufficiente che sia abbastanza caldo, ecco. Allora, abbiamo scaldato quindi la panna e il cioccolato bianco e non facciamo altro che mescolarla bene, in modo tale che creiamo sostanzialmente una ganache. Adesso vediamo se è già. Se magari ha bisogno anche di un altro pochino. Allora, gli do un altro colpettino perché la sento che è un po' fredda. Allora, diamo un altro colpettino. Andiamo.
Nel microonde pane e cioccolato insieme. Sì, sì, esatto, sai Roberta. Microonde, pane e cioccolato assieme. Ormai dobbiamo esserci. Adesso qui mettiamo una punta di... caduto anche il cucchiaino. Una punta di colorante giallo. Ma veramente una... un niente. Poi questo è fortissimo, questo colore qui. Quindi ne metto veramente pochissimo. Poco, poco, poco. Solo per aiutare. Non sono un grande amante... dei coloranti all'interno delle preparazioni, va bene? Quindi se devo fare, dopo la faremo la nostra ganache, la fragola e ribes, non vado a mettere del rosso, la lascio così naturale. Però anche in quella al limone, dai, me lo chiama un pochino il giallo, secondo me. Però potete metterlo come no, eh? Ah, certo, Valentina, vi ho dato l'alternativa senza alcol. Senza alcol è praticamente la stessa cosa, ok? Non mettiamo semplicemente il limoncello, quindi è praticamente uguale. Mescoliamo, vedete che gli dà, dopo ve lo faccio vedere, una nota leggerissima di colore. Poi adesso aggiungiamo il burro, che essendo il composto caldo va a sciogliersi. Il burro ci darà cremosità alla ganache, va bene? C'è chi usa, ci sono, diciamo che di ganache ci sono tantissime tipologie. Ci sono ganache a base burro, in Francia sono tutte a base burro. Io quando sono stato a fare il mio stage dal grandissimo, che saluto, sicuramente non ci sta guardando, ma anche perché non parla l'italiano, Philippe Iriart, ragazzi, lì era burro ovunque, però ragazzi, di quei prodotti, mamma, facevi quei macaron pazzeschi. E ci sono ganache a base burro, ganache senza burro, ganache a base di glucosio, altre a base di zucchero invertito, ce ne sono diverse tipologie, ecco. Puoi andare piano? Certo, certo, certo. Allora, Isabella, alle prese con i bambini, faccio domani. Benissimo, Isabella, non c'è problema. La grazia è stata genere. Stella, lì dobbiamo parlare in separata sede, Stella, i problemi con la grassa. Dobbiamo vederla magari separatamente. Allora, vi ripeto intanto quello che ho fatto. Non ho fatto altro che... sciogliere la panna insieme al cioccolato bianco, stiamo preparando la ganache al limoncello, ho messo una punta di colorante giallo e il burro, va bene? Adesso vado a mettere il mio limoncello. Mescolo bene e poi vado ad emulsionare tutto, però aspetto un attimo, se no non mi state dietro. Ma non voglio correre, non c'è fretta, anzi. Questa è già pronta, eh? Adesso la emulsioniamo e poi la nostra ganache al limoncello è pronta. Davide, la crema di limoncello è, oddio Rosa, però la crema è un'altra cosa, sai. Ciao Marianna, questa sera vi seguo. Benissimo Marianna. 40 pollici, stare stravagando sul letto. Stefania mi sta guardando, allora la tribù 40 pollici, quindi fantastico. E però è a letto, si sta riposando, bene, bene. Lidia ce la insegnerai prima o poi. Aspetta Lidia, cosa mi hai chiesto tu prima? So che ti ho risposto ma non mi ricordo cosa ti ho detto. Oddio, siete un po' tanti, è normale, ecco. Allora, queste intanto le possiamo spostare. Bene. Ciao Antonietta. Allora, adesso la nostra ganache al limoncello la inseriamo all'interno di una caraffa. Bene. Ecco qui. Sì, sì, Raffaella, la buccia di limone, scusa, mi sono dimenticato, per chi la sta facendo analcolica, inseritela adesso, dove, quando io ho messo il limoncello, però se vi siete dimenticati e lo mettete dopo, non c'è problema, l'importante è metterla prima di andare a emulsionare tutto quanto, va bene? Bene Luigi, ciao, benvenuto, bellissima diretta, di direzione, fantastico, grazie, grazie a te Valentina. Noi continuiamo, ve l'ho detto. È proprio necessario emulsionarla. Allora Roberta, vi spiego, l'emulsione fa sì che le particelle di grasso vadano sostanzialmente non a fondersi, perché è un'emulsione, ok?
con le particelle di acqua. Avete presente quando mettete l'acqua e l'olio in un bicchiere? Acqua sotto, olio, peso specifico differente sopra, ok? E magari vi fate la famosa vinaigrette, eccetera, sbattete l'olio insieme magari al limone, che si formano tutte le bollicine. Ecco, quella è già una prima emulsione. Noi l'emulsione andiamo a farla con il mini pinner. Ad alta velocità crea sostanzialmente una crema perfetta. E quindi è opportuno farla. Se non avete mini pinner, lasciatela così, va bene, non è che non esca, quindi... Anna, i PDF di tutte le dirette li trovate sul sito internet. Se volete stamparvi ingredienti e procedimento, trovate tutto sul sito internet, che è davideselogna.it, tutto attaccato. Ok, magari poi ve lo scrivo. Allora, prendiamo intanto il nostro mini pin, vediamo. Scusate, ogni tanto vado a bere perché stasera c'è una sete pazzesca, però non ho mangiato niente di salato, quindi non lo so. Ciao Giovanna, ben arrivata! Ok, allora, nostro mini pinner, lo inseriamo, magari lo abbasso un po'. E va benissimo anche per riempire i macaron, ad esempio questa ganache va bene per i ripieni di cioccolatini, ad esempio. Ok, prima non vi ho neanche detto gli ingredienti, li avevate tutti? Beh, nessuno me li ha chiesti, quindi li avevate pronti. Ok, guardate, la nostra ganache al limoncello è pronta. Adesso cosa facciamo? Mettiamo una pellicola sopra, non a contatto, ok? Non serve a contatto in questo caso, assolutamente no. Quindi semplicemente così, e possiamo metterla in frigorifero. Allora, è molto importante perché la ganache adesso vedete che è liquida, non so se si vede, e deve non raffreddarsi, perché non è calda, ok? Deve stabilizzarsi, questo è molto importante, perché abbiamo usato del cioccolato bianco e qualora usassimo, poi adesso la usiamo anche della gelatina, abbiamo anche la gelatina, il cioccolato bianco all'interno ha dei cristalli, microcristalli di burro di cacao che devono stabilizzarsi, va bene? Quindi non hanno bisogno di raffreddarsi, perché se avessero bisogno di raffreddarsi, io la metto in freezer e nel giro di mezz'ora è fredda, nel giro di un'ora si congela, ok? E invece no, se voi la tirate fuori, anche da congelata, torna ad essere liquida, ok? Quindi deve stabilizzarsi per almeno 6-8 ore, ok? Quindi vedrete che domani mattina otterrete, non mangiatela, mi raccomando, perché io so che vi conosco e poi non mangiate, quindi mi raccomando, domani mattina troverete un composto particolarmente denso, ok? Proprio una crema, forse anche un po' duretto. Non dovrebbe diventare particolarmente duro perché abbiamo all'interno appunto l'alcol in questo caso. E ciao Ornella! e basta, quindi domani vedete appunto la stabilizzazione della nostra ganache. Questo vale per tutte le ganache, ok? Scusa Davide, trovo PDF ricette? Sì, Barbara, l'ho già detto prima. Sul sito internet davideselogna.it. Allora, mettiamo in frigo intanto. No, questa panna deve rimanere in frigo.
Allora, ma siete tantissimi questa sera, ho visto adesso, siamo arrivati più di 300, ragazzi, wow. Grazie Barbara per aver scritto il sito, grazie mille, sai, esatto. Sotto l'hashtag io resto a casa trovate tutti i PDF con tutte le ricette, va bene? Tutte quelle che abbiamo fatto da inizio quarantena. Tenete conto che hanno, diciamo così, programmato lo stato di lockdown il 9 di marzo e noi il 15 eravamo già in diretta, quindi dal 15 in poi trovate veramente tutto. Bene, allora, leggermente più grande. Ma guarda Pietro, ti dico, ne abbiamo qua di dose, sai, ve l'ho fatto fare un po' di più, perché poi so che ve la mangiate a cucchiai, sia la namenaca che la ganache, ormai vi conosco, e se non lo fate portatemela che la mangio io. Ciao Marianna. Allora, adesso andiamo a preparare la ganache, fragola e ribes, ok? Quindi prendiamo i nostri ingredienti. Vi avevo detto di crearvi delle puree, io l'ho fatta semplicemente, non so se si vede proprio la differenza di colore. Il ribes è più tendente al lampone, mentre la fragola appunto è il suo colore, di prendere fragola o ribes e semplicemente mixarli. Si passa il colino, togliamo i semini e otteniamo la purea di fragola o di ribes, di quello che volete. Se non avete appunto frutta fresca, vanno bene anche le puree congelate, ok? Non c'è problema. Vediamo. Scusami, Luigi, ho perso il tuo commento, mi stavi parlando del burro nella ganache, però ho perso il commento, se me lo riscrivi ti rispondo. Vediamo. Sì, certo, Fran, sì. Adesso vi ripeto gli ingredienti. Ciao Giulia. Allora, vi prendiamo gli ingredienti. Adesso ve li dico tutti, Allora, ingredienti. Cosa ci serve? 120 g di cioccolato bianco, 100 g di panna fresca, ok? Poi 20 g di burro, morbido meglio, però se avete da frigo non succede niente, tanto si scioglie, quindi... 4 g di gelatina, io uso, lo sapete, la Silver, che sono sostanzialmente 160 Bloom. Per tutte le conversioni vi ricordo di guardare il PDF che avevo creato. Visto che abbiamo 4 g di gelatina, avremo 20 g di acqua. Poi le due puree, 75 g di purea di fragola e 25 g di purea di ribes. Per chi non ha il ribes, fate solo fragola. Come vi dicevo all'inizio, il ribes ci serve a tagliare un po' e dare quella nota ancora più acidula che ci smorzerà leggermente il dolce tipico di una ganache. Ok? Marianna, questa torta è pazzesca. Grazie mille Marianna. Aspetta Marianna. Assaggiamola, lo diciamo dopo. Ragazzi, ve l'ho detto all'inizio, non riuscivo a stare zitto, Antonio mi ha scritto adesso, non dovevi parlare. Lo so che non dovevo parlare, ma io riesco a stare zitto, Antonio. perché? C'è questo progetto che sta per partire, non è pasticceria semplice, è una cosa molto più easy. Vabbè, basta, sto zitto perché poi mi rompo le scatole, posso dire niente. Allora, vediamo. Ci siete tutti? Ah, ecco, Bravo Luigi, il burro nella nostra ganache ci darà solo più cremosità, solo questo, ok? È corretto quello che scrivi. Abbiamo già una panna, va bene, e andiamo solo con il burro a dare più cremosità, va bene? E Laura? Allora Valeria, se non avete trovato il ribes, potete tranquillamente usare un po' di purea di lampone se è avanzata per la namenaca, fare solo fragola. Meglio, tra i due è meglio il lampone perché è più acidulo, va bene? Ok. No, Francesca, non dovete congelare nulla. La ganache, scusatemi, la facciamo adesso, l'abbiamo fatta anche questa. La lasciamo in frigorifero e poi la usiamo sabato, ok? Quindi non congelate nulla, mi raccomando. Già qui tu hai fatto la ganache ma ti si divide e rimane sopra come un olio, bah, strano. Sì, potete sostituire con i mirtilli. Guarda, già qui non so cosa dirti sinceramente, perché è la prima che sento.
Allora, iniziamo, facciamo la nostra ganache fragole ribes. Beh, la prima cosa che facciamo, andiamo ad idratare la gelatina. Quindi mettiamo l'acqua della gelatina nella gelatina. E allora, qui abbiamo della presenza di gelatina, perché? Perché abbiamo molto liquido, va bene? Abbiamo molto liquido perché abbiamo le due puree e dobbiamo bilanciarla. E quindi andremo a bilanciarla facendola addensare grazie all'utilizzo della gelatina. In quella limoncello che abbiamo appena fatto, invece, il liquido era molto inferiore e andavamo ed abbiamo bilanciata con il cioccolato bianco, sostanzialmente. Va bene? 15 grammi di ribes? No, 25 se non ricordo male. Vi ho dato 25. Sì, comunque sono 25, non vorrei aver scritto male, ma sono 25, ve lo confermo, eh. No, aspettate un attimo. 75, il totale è 90, quindi sono 15. Scusate, no, ma anche questi sono 15. Ragazzi, portate pazienza, ormai questa è la serata. 15 grammi di ribes. Vediamo, eh. Certo, Giulia, sentiamo Rebecca, 4 anni, si stupisce ancora perché non le... No, certo, ciao Rebecca, un bacio. Allora, vediamo, 15 grammi, sì, scusate, ogni tanto mi perdo anch'io. Allora, stiamo idratando la nostra gelatina, perfetto, facciamo come prima, ok? Quindi andiamo ad inserire il cioccolato bianco con la panna. E poi uniamo semplicemente le due puree. Quindi mettiamo il ribes con la fragola. Ci poniamo un attimo. E a posto. Quindi cosa abbiamo fatto per adesso? Il burro è ancora qui, lo mettiamo un attimo da parte. Abbiamo unito le due puree, fragole e ribes. Poi cioccolato bianco, panna assieme, in una ciotola più grande. E qua stiamo idratando la nostra gelatina. Va bene? Bene, proseguiamo. Cosa facciamo? Andiamo come prima a scaldare la panna con il cioccolato, quindi microonde, oppure se non avete il microonde, con bagnomaria. Vediamo, allora, arrivo lì. Ok, ripeto intanto, dai, quello che ho fatto, ho idratato la gelatina, acqua e gelatina, ho unito le due puree di fragola e ribes e ho messo a sciogliere la panna con il cioccolato. E adesso vediamo se è pronta, se no gli do un altro po'. Sì, Maria Stella. No, hai capito? Aspetta, l'ho appena ripetuto. L'hai capito o te lo ripeto ancora? Guarda, nel dubbio te lo ripeto. Maristella, no Maria Stella, Maristella. Allora, Maristella, che bel nome tra l'altro. Cosa sto facendo? Ho unito cioccolato bianco insieme alla panna e l'ho fatto sciogliere al microonde, ok? Semplicemente, eccolo qui. Poi lo mescoliamo bene e basta. A parte abbiamo idratato acqua e gelatina, va bene, l'acqua con la sua gelatina, e unito le due puree. Beh, questa ci siamo. Adesso i semini li lasciamo, ma guarda Maria, la arriva a gusti, sai, se Luigi, che tipo di panna usi quando fai la ganache? Io uso sempre panna fresca, sai Luigi? Luigi, dovrebbe avere il 36%, 35% di massa grassa, cioè i grassi presenti all'interno della panna, ok? E allora, panna e cioccolato li abbiamo sciolti a microonde e li abbiamo mescolati. Le due puree le abbiamo unite e adesso le scaldiamo perché poi scioglieremo all'interno
la gelatina. Le scaldiamo sempre al microonde, che è comodo, va bene? Ciao Camelia! Allora, stiamo scaldando adesso le due purè di fragole Ribes, perché poi andremo a sciogliere all'interno la gelatina. Scaldiamo un po'. No, Luigi, non è UHT, è a lunga conservazione, sai. Scusami, è panna fresca, perdonami. Contiamo ancora un po'. E il composto di fragole Ribes dovrebbe essere intorno ai 40 gradi, 45, non è che serva bollente, Infatti adesso ci siamo. Prendo il cucchiaio che ho usato prima. Mescolo un po', così uniformo la temperatura, e non faccio altro che aggiungere la mia gelatina, che ormai si è idratata. Lei si scioglie completamente. Michele, ho fatto la garage due volte e non mi è mai addensata. Guarda, Michele, in teoria qua non dovresti avere il problema, Allora, una volta che ho sciolto e ho idratato prima la gelatina con l'acqua, ho scaldato le due purè, le ho unite, vado ad unire il mio composto alla panna e il cioccolato bianco. Unisco il tutto, c'è proprio un bel colore anche. Vedete, a me questo rosino piace, non vado a mettere del colorante, perché è così bello naturale che non, secondo me non ha senso sporcarlo con del colorante, ecco. E adesso metto il burro, il composto è ancora abbastanza caldo, quindi il burro si va a sciogliere. E un paio di ciotoline anche questa sera. Bene, se avete domande scrivetemene, vero, Perfetto. E adesso anche qua andiamo a emulsionare tutto quanto, quindi gli do una sciacquata veloce al mio mini blender, o il pezzo finale, e arrivo. Tutto in diretta, senza truffa, senza inganno. È bella la diretta, devo anche lavarmi le cose, sciacquarmele, dai. E poi non lo farò ancora, perché servirà anche per la melaka. Andiamo. Ok, tutto a posto. Bene, bene. Allora, altra caraffa, altro regalo, eccola qui. Inseriamo tutto. Se il burro non si è ancora completamente sciolto, non succede nulla, perché tanto lo andiamo ad emulsionare. Vedete che c'è ancora qualche cubettino? Non succede nulla, perché tanto lo emulsioniamo bene adesso. Ecco qua. Poi, vero, ragazzi, qua la fa da padrona cosa? La frutta. Se avete usato una bella fragola di questo periodo, che dovrebbe essere bella, dolce, saporita, forte, avrete una ganache favolosa. Se vi usate una fragola che non sa da niente, ovviamente otterrete una ganache che non sa da nulla, vero? Ok? Lo so, io uso tanto cioccolato bianco, ma no, non è che lo uso io, sai Anna, è proprio delle preparazioni in cui si usa veramente, veramente tanto. Fabiola, adesso ripeto tutto, vado prima a emulsionare, quindi io mi pinno al solito.
Luigi, tu mi chiedi come mai una ganache a base fondente, cioccolato, indurisce di più rispetto a una base frutta. Beh, ovviamente perché Luigi abbiamo una base frutta che è una base sostanzialmente liquida, ok? Ecco perché noi inseriamo anche la gelatina. Vediamo bene. Allora, mi avete chiesto prima quanto dura la ganache in frigorifero. Ma guardate, la ganache in frigo... qualche bollicina. Una ganache in frigo vi dura anche una settimana, senza problemi. Tanto non vi dura una settimana, perché io lo so che ve la mangiate a cucchiaiate, lo so. E perché? Perché lo faccio anch'io. È così, ragazzi, è così. Io mangio pochi dolci miei, ne mangio tanti di altri, e come dico sempre, si vede, ma di miei ne mangio pochi. Sembra strano, ma è così. Però dei ganache, se poi è un bel film alla televisione, è un attimo, ed è anche un problema. Allora, pellicola, come prima, non a contatto, non serve, ma sopra, e conserviamo in frigorifero. Adesso vi ripeto velocemente come l'abbiamo creata. Allora, intanto la metto in frigo. Allora, mi fai vedere da vicino il mini pinner? Guarda, il mini pinner è della Metro, marca Metro, 120 euro se non ricordo male. Oddio, allora se ovviamente vi fa piacere spenderli, lo potete acquistare, però non è che serve uno da 120 euro, vero? Va bene, anche uno da 20 euro a casa va benissimo, insomma, ecco. Anche io sono come te, non mangio i miei dolci. Sì, Stefania, perché i pasticceri, dovete sapere, che sviluppano una certa no avversità verso i propri dolci, questo no, però sentono la loro mano. E io dico, ma come mai? È così. Tu senti quello che prepari e quindi ti viene voglia di assaggiare tutti quelli degli altri. Io ogni volta che mi recco in una città nuova, mi vado a cercare qual è la migliore pasticceria. Entro e praticamente o pranzo o ceno, per farvi capire. Però i miei dolci ne assaggio sempre pochi, Renza, troppo buona. Eh sì, lì, Renza, dipende da che fragole hai utilizzato, va bene? No, beh, in questo periodo anche io, Barbara, li regalo. Tutti i dolci che sto facendo li sto regalando ai miei vicini, lo sapete. Proprio perché non... no, dai, caspita, diventerei 260 kg. Ok, allora, ripetiamo velocemente. Abbiamo idratato la gelatina. Acqua con la propria gelatina idratata, unito le due purè, fragola, ribes messe assieme, poi unito panna con il cioccolato bianco e l'abbiamo posizionato in microonde che si sciogliesse, mescolata bene, poi abbiamo scaldato le due purè a microonde, va bene, e unito la gelatina, così si scioglie la gelatina. Infine abbiamo unito panna e cioccolato con le purè e la gelatina, messo il burro, sciolto un po' e passato al mini pinner, quindi molto veloce, ecco. Vediamo, anche io ho fatto lievitare amici, zii e vicini. Sì, lo sapete qual è la filosofia, ragazzi. La filosofia è muore Sansone e tutti i filistei, va bene? Quindi cosa significa? Ingrasso io, faccio ingrassare tutto il vicinato, va bene? Ok, allora, dai ragazzi, se ci siete... è vero, non sapevo di avere un'anima da pasticcere. Sì, Stefania, hai un'anima da pasticcere. Tina, io mi impegno il possibile a farli, ma poi non ho voglia di mangiarli. Lo so, è come quando si fa, che ne so, una bella cena, quella importante, magari con gli amici, eccetera, che ti metti a cucinare tutto il giorno, arrivi a sera che sei stanco e te la godi meno, obiettivamente. Non so voi, ma a me succede. Tra le ganache con il cioccolato bianco, per la cosa è, c'è il burro di cacao ottenuto nel cioccolato bianco? No, Luigi, no, perché ovviamente il burro di cacao è contenuto sia nel cioccolato bianco, ma anche nel cioccolato fondente. Quello che incide e ti fa diventare una ganache molto consistente, ad esempio fondente, è il cacao che si trova all'interno del cioccolato fondente, ok? Che ovviamente è fortemente igroscopico, assorbe molto di più acqua, ti addensa molto di più il composto, ok? E bene. Allora, ragazzi, voglio diventare una tua vicina, Giulia. Giulia, mi sa che ti devi mettere in coda, qua vogliono tutti diventare vicini. Allora, vediamo. Sì, Luca, una volta pronta anche questa in frigo, con quale frutto si può sostituire? Oddio, aspetta, questa? Ma già, in realtà la puoi fare un po' con tutte le purè di frutta,
dopo andrebbero un po' ribilanciate, ma un po' tutte. Silvia, mia figlia ha 5 anni, ruba la cuffia e l'ascolta, dice che sei simpatico. Bene, bene, grazie, mi fa piacere. Allora, torniamo a noi, ok? Andiamo avanti? Sì, dai, ci siete? Sì, sì, dai, so che ci siete. Adesso prepariamo la namelaka al lampone, ok? Quindi, prendo gli ingredienti. La purea di lampone. Aspettate, questa è... ho tirato fuori la panna mentre mi sale il latte, ho fatto l'inverso, vabbè, ecco qua, la panna la lasciamo in frigo per adesso, girata in acqua e di nuovo anche qui cioccolato bianco ovunque. Allora, Giulia, vieni te qui, che almeno c'è il mare e i dolci me li mangio io. Benissimo. Giulia, dove sei di bello che hai il mare? Hai la fortuna di avere il mare. Beh, diciamo che noi in Veneto, fin tanto che c'è la chiusura delle varie regioni, non è che ci lamentiamo, perché abbiamo i laghi, i mari, le montagne, cioè volendo c'è tutto, quindi, vabbè, insomma, ci va anche bene. Non abbiamo il mare del sud, questo sì, questo va detto, No, Luigi, non rompi, tu scrivi, Luigi, poi se avete tante domande in merito alla pasticceria, ragazzi, faremo delle dirette dove parliamo, va bene? Adesso dobbiamo fare le nostre preparazioni, però lo sapete, questa settimana e anche la settimana scorsa non ne ho fatte, però la settimana prossima la facciamo. Da me si sente poco il gusto di fragola. Giulia, lì dipende dalle fragole, Giulia. Ad esempio qui c'era un profumo di fragola pazzesco, perché io prendo delle fragole proprio a chilometro zero, che sono una cosa spaziale, e lì dipende dalla fragola. Scusate, ogni tanto scappo a bere, no, c'è una sete pazzesca, devo ancora cenare, quindi non so cosa sia, boh, sarà il caldo. E Anna, io non trovo i lamponi, ho preso delle pesche noci. Sì, però ecco, la pesca, se la usiamo, deve essere una pesca anche lì bella succosa, quindi la pesca non c'è. L'importante è che sia veramente molto, molto forte di sapore, perché la pesca già è delicata, se non prendi un frutto molto saporito, sparisce. Okay. Non so adesso che frutto saporito riesci a trovare, perché non è ancora periodo, diciamo, intenso. Iniziano le prime, ecco, adesso. Vediamo, eh. 225, Roberta, eh. Dal Friuli, Stefania. Allora, vediamo. Bene, dai. Allora, procediamo adesso con la nostra namelaka. Beh, la namelaka è molto molto semplice da fare, veramente. E un po' come le due ganache del resto. Uniamo di nuovo gelatina e acqua e idratiamo come sempre la nostra gelatina. Poi andiamo a scaldare in un pentolino, ma lo potete fare anche a microonde, non c'è nessun problema. Andiamo a scaldare il nostro latte. Sì, penso anch'io, Valeria, che sia il caldo. No, ma in particolar modo stasera sto bevendo come... Vabbè, torniamo a fare la namelaka, va? Allora, ripeto, abbiamo idratato la gelatina, acqua e gelatina. Il latte l'ho messo all'interno di un pentolino e lo porto, lo faccio scaldare bene. Lo scaldo bene, può anche arrivare a leggera ebollizione, non succede nulla. Nel frattempo... di nuovo mi metto il mio cioccolato in un'altra caraffa. Se, ragazzi, se avete finito le caraffe, non preoccupatevi, prendete una ciotola. Diciamo che quando facciamo le emulsioni e usiamo i mini pinner, è sempre meglio avere un contenitore alto e stretto. Va bene, però insomma, se non le avete. Ah, le quantità, scusate, sì, ve le dico, perdonatemi. Allora, la gelatina è 6 grammi. 6 grammi di gelatina e 30 quindi di acqua. Ricordo che sto usando una 160 Bloom, quindi una Silver, va bene? Poi abbiamo purea di frutta, 120 grammi di purea di lampone, poi 170 grammi di cioccolato bianco, 100 grammi di latte intero,
e 200 grammi di panna fresca, fredda, va bene? E adesso la lascio in frigo, ok? Ilaria, complimenti, sempre ordine in cucina. Ma Ilaria, sì, cioè, più o meno. Ah, io sono abbastanza disordinato, è di mio, non sembra, ragazzi, non sembra, però lo sono, un po' lo sono, lo ammetto, è la verità. Ho fatto 3 volte la stessa torta solo per rimediare gli errori della prima. Cosa succede, Luigi? Sono un maniaco. Ah, bene, perché sei un maniaco della perfezione. Beh, ma guarda che essere un maniaco della perfezione insomma, non è una cosa negativa adesso. Ok, allora io ho già il latte bello bello caldo, quindi non faccio altro che versarlo sul mio cioccolato. Questo cosa porta? Ovviamente mi scioglie il cioccolato, va bene? Mi aiuto con un cucchiaio solo per amalgamarlo, va bene? E adesso aggiungo la mia gelatina. La gelatina, ragazzi, potete aggiungerla anche al latte, appena tirato via il latte, aggiungete qui la gelatina, è uguale, non succede niente. Basta che si sciolga, il principio è questo, si scioglie sia nel latte direttamente, sia nel latte e cioccolato bianco, perché è vero che il cioccolato bianco è magari a temperatura ambiente, di conseguenza abbassa la temperatura del composto, però non è un problema perché comunque la gelatina, quando siamo intorno ai 37 gradi, si scioglie e infatti, come vedete, si è sciolto tutto. Bene, posso usare il latte scremato? Sì, lo puoi usare, ragazzi, potete usarlo, però è meglio usare il latte intero perché ci serve un po' di grasso in più qua, va bene? Io vi consiglio caldamente di usare il latte intero, poi diciamo per quello che è non ci sono grandissimi cambi, va bene? Qua inizia qualche moscerino tipico del periodo. Gelatina con la sua acqua? Certo, Barbara, perché abbiamo utilizzato giusto l'acqua che ci serviva, e né più né meno, quindi l'acqua è giusta. E per chi non ha potuto scrivere la quantità, dove posso usarlo? Rita, sì, non è la stessa cosa, però sai, Rita, la purea ti dà molto di più. Allora, ripeto dai, brevemente quello che ho fatto. Ho semplicemente ho idratato la gelatina con la sua acqua, poi ho scaldato il latte, l'ho versato sopra il cioccolato bianco e ho aggiunto la gelatina, ok? Adesso cosa faccio? Inserisco... cavolo, ho messo da lavare l'altro cucchiaio, vabbè. Inserisco la purea. Inserisco la mia purea. Qui, scusate, mescoliamo un secondo. Lasciamo il cucchiaio e adesso metto la panna fredda, ok? Metto la panna fredda. Tutta in una volta. Mescolo abbastanza velocemente il tutto, perché già la melaka subisce uno shock termico. Sentirete che inizia già ad addensare leggermente, perché ovviamente inserita la panna fredda, cosa succede? Mi va a... inizio, o meglio, ad addensarmi la gelatina e anche il cioccolato bianco. Non è ancora finita perché la passo al mini pinner, ok? Quindi mi lavo nuovamente il mini pinner, mi do una sciacquata, anche perché prima ho usato le fragole, quindi mi do una sciacquata. E passiamo di nuovo Silvana, se la gelatina non si scioglie, sì,
Non rimettete in microonde, non succede nulla, non succede nulla. E quindi scaldiamo la temperatura, si scioglie tutto, sai, quindi va benissimo. Ok, allora, Davide, mi dici la differenza, Loretta, Giuditta, la differenza tra Namelaka e Ganache. Namelaka, questo nome è un po' strano, sembra quasi una parolaccia. Namelaka! perché è stato ideato da un giapponese, sostanzialmente, ecco perché c'è questo nome un po' particolare. E la Namelaka è una sorta di ganache, va bene? Assomiglia moltissimo alla ganache. Il punto cos'è? È molto più setosa, è molto più cremosa, va bene? Perché all'interno ha anche il latte. E quindi l'aggiunta di latte viene bilanciata sostanzialmente con una gelatina. Abbiamo un liquido e lo bilanciamo con una gelatina. Mentre nelle ganache tendenzialmente non vi è la presenza del latte, non in tutto ovviamente, si parla in generale, e non abbiamo la gelatina, ecco. Che temperatura? Ma Maria, non è un problema la temperatura del composto quando mettiamo la panna, sai? Davide, ma non si fa il latticello per la Namelaka? No, sinceramente no. Poi ragazzi, lì dipende, vediamo... lì dipende, ragazzi, ci sono tantissime ricette sia di Namelaka che di ganache, ok? Allora, adesso questa me la trasferisco perché questo non ci sta nel frigo. Eccola qua. La sto trasferendo solo perché questo contenitore non ci sta in frigo, non per altro. Avrei potuto frullarla anche qua dentro, però questo lo teniamo da parte. Bene, anche qui pellicola, non a contatto perché non serve. E anche qui, vedete ragazzi, anche qui abbiamo un composto molto liquido, lo facciamo rapprendere in frigorifero sempre per 6-8 ore. Ok, domani mattina magicamente lo troverete bello denso. Se non lo trovate domani mattina, nessun problema, sabato magicamente lo troverete bello denso. Ok. Allora, vediamo se ci sono domande intanto. Guarda Silvia, la Namelaka... la Namelaka si conserva... un po' meno della ganache, un po' meno, però 5-6 giorni si conserva, poi dipende sempre, se avete un frigo di casa 5-6 giorni, se è un frigo professionale anche 10, che differenza c'è? Il frigo professionale arriva a più 4 e a più 4 sta, ok? Mentre un frigo di casa, soprattutto adesso con i primi caldi e tutto, non vi rimane a più 4, vi va a più 8, più 10 e di conseguenza la roba dura meno in sostanza, ok? Volendo la potete congelare anche, vero? Potete congelare sia la Namelaka che la ganache. Vediamo, bene. E poi parleremo della Namelaka. Ovviamente ne parliamo direttamente sabato, ok? La dobbiamo coprire. Sì, Valeria, copritela con una pellicola non a contatto. Arrivo subito. Allora, tanto vedo anche da qua. Davide, mi insegni? Mi stai insegnando ad essere anche un po' più ordinata. Ma guarda, Maria, devo essere sincero, non so se sono l'insegnante adatto per l'ordine, perché obiettivamente io sono un po' disordinato, eh. Bene. Allora, intanto ci sono domande per le tre preparazioni che abbiamo... Avete visto, ragazzi, le abbiamo fatte in diretta... In un'ora, tre preparazioni. Perché vi dico questo? Perché vi dico, deve essere liquida? Sì, sì, certo, Luca, deve essere liquida. Poi, te l'ho detto, fra 7-8 ore si addensa, sia perché abbiamo la gelatina, sia perché abbiamo il cioccolato. Adesso sono indietro. Latte caldo, sciolgo dentro il cioccolato. Jessica, sì, hai scaldato il latte. Metti nel cioccolato, metti la gelatina idratata, poi la purea di lampone dentro, ok? E infine la panna,
Quindi tutto va dentro in ordine: cioccolato, latte, gelatina, purea, panna e poi mixi. Antonella, mi rimane grumosa. Antonella, non so il motivo, ma passala con i mini pinner, non dovresti più avere problemi, ok? Non dovresti avere problemi, ecco. E vi ho detto infatti che ci avevo messo un'ora, ragazzi, perché alcuni che hanno visto la foto della nuova torta, cioè quella che stiamo preparando adesso e che finiremo sabato, mi hanno scritto: oh no, Davide, questo è troppo difficile. Oddio, 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 no. Oh no, no, non ce la faccio. Ragazzi, non è difficile se lo facciamo assieme. L'importante è che voi seguiate bene, ok? Io vi mostro dove ci possono essere delle insidie oppure dove andiamo via abbastanza veloci, ok? Vi spiego bene e vedrete che le cose escono. Poi è vero che ci vuole un po' di mano, magari uno sbaglia a pesare le cose, succede anche a me, oppure un ingrediente non è il massimo e quindi non mi dà un grande risultato. Quello è un altro discorso, ma in un'ottica ci può stare, ecco. Samuele, siamo migliorati più veloci, ma sì, sicuramente, sicuramente. Bene, bene, bene. Non abbiamo ancora terminato, perché adesso facciamo un quarto d'ora. Non vi voglio tenere tanto perché so che domani lavorate. risulta tanto densa. Luigi è lì. Luigi, dobbiamo parlarne. Adesso qui è difficile, capisci? Oggi siamo super bravi. Sì, Susanna, è vero, è vero. ah, ok, probabilmente sì. Attenzione, ragazzi, se per caso il composto non è abbastanza caldo, non vi si scioglie la gelatina, date un altro colpo al microonde, vero? Non c'è problema. Ma dov'è la foto? Quale, Enza? Allora, se tu cerchi la foto della creazione, dopo la diretta, non adesso, scorri, vai giù. Trovi la nostra diretta, subito sotto ci sono le foto della creazione che stiamo facendo, clicchi sopra e ci sono tutti gli ingredienti, c'è scritto tutto. Non si è sciolta la gelatina, Antonella, via il microonde, scalda tutto, vedrai che si scioglie, non può essere altrimenti. Allora, adesso prendo la mia sorpresa, quindi mando avanti questo che non serve più. Vi vengo praticamente a casa, sto entrando a casa vostra, perché? Eccolo qui. Oggi, se dobbiamo fare le cose, le facciamo fatte bene, giusto? Allora, spero si veda. Adesso, ditemi se si vede bene, eh? Si vede la lavagna? Ok? Allora, vediamo, ditemi se si vede, ditemi se si vede. Ecco, io appena mi avvicino al computer so che ovviamente bene, si vede, eh? La lavagna, esatto. Adesso chiamo alcuni di voi alla lavagna. Cioè, queste cose mi spaventano ancora. Sì, perché lo sapete, io non ero sto secchione, a scuola non lo ero. Purtroppo. Tornassi indietro, farei tutte le sciocchezze che ho fatto, però studierei sicuramente di più. Vabbè. Allora, Giuseppe, ci interroghi. Bene, Giuseppe, iniziamo da te, visto che sei volontario. No. Allora, parliamo un po' di... Aspettate che mi sono fatto appunto anche io. Due appunti. Perché poi devo anche rispondere, quindi si fa fatica. Allora... Questa cosa del prof però è carina. No, sapete che io insegno anche ad alberghiero, ho insegnato, sono un docente esterno, quindi faccio delle collaborazioni sulla pasticceria moderna. E è strano quando mi chiamano prof, Davide, dove sei, prof. Ok, allora, bene, parliamo di bignè, va bene? Ho preso la lavagna perché può tornare utile se magari vi do delle percentuali, delle proporzioni. Parliamo, scusate, ma bevo ancora un goccio d'acqua intanto che finiamo. Allora, premetto subito che io ho una scrittura da gallina, quindi premetto che è una scrittura da gallina, quindi cercherò di scrivere poco se non quello che sono un po' i numeri, va bene? E parliamo appunto di pasta bignè. Pasta bignè che in realtà è la pâte à choux o pasta choux, ok? Con la quale si fanno anche i bignè.
Questo tipo di pasta è una pasta che viene chiamata doppia cottura. Perché doppia cottura? Perché ha una prima cottura su fuoco, dove creiamo il famoso polentino, polenta, o insomma altri mille nomi, e poi, questo l'ho spento, sì, e poi ovviamente ha la cottura in forno, va bene? Barbara, ne so qualcosa, sì Barbara era una mia diciamo, compagna di classe. Ti stai emozionando? No, sinceramente no. Disegna. Ok, allora, torniamo un attimo alla nostra pasta bignè, va bene? Dicevo, la pasta bignè è una pasta a doppia cottura, si cuoce il polentino e poi si va appunto in cottura in forno. È formata sostanzialmente da acqua, ok? Quindi possiamo scrivere tranquillamente acqua, va bene? Poi farina, burro, ok, e poi abbiamo, vabbè, il pizzico di sale e le uova, ok, abbiamo il sale e c'è anche chi mette un pizzico di zucchero, io lo metto, va bene, questi li mettiamo un attimo da parte, sale e zucchero, perché a noi interessano questi quattro ingredienti, va bene? Allora, di solito, Luigi, perché si fa il polentino? Davide, sei dimagrito? No, Stefania, magari, no, in realtà ho perso un chilo, però, vabbè, andiamo avanti, là. Allora, senza glutine stesse dosi? No, Danila, cambia un po' tutto, Bravissima Barbara, perché si fa il polentino? Proprio per andare a cuocere sostanzialmente la farina, va bene? Allora, di solito ragioniamo sul litro d'acqua, ok? Perché è un po' più semplice. Di solito in pasticceria si ragiona sempre sulla quantità di farina, va bene? Però noi adesso ragioniamo sul discorso del litro d'acqua. Quindi ragioniamo su un litro d'acqua, che poi noi in realtà lo facciamo in grammi, va bene? Che comunque per via di acqua è la stessa cosa. E nella nostra ricetta abbiamo 800 grammi, scusate, di burro, non di farina, abbiamo 800 grammi di burro, ok, 900 di uova e la farina per litro è appunto 600, va bene? Il totale ci dà, se non ricordo male, 3 kg e 300. Ci siamo? vediamo. Dal cellulare, ragazzi, si vede piccola. No, lì purtroppo non posso farci nulla, perché se lo avvicino non si vede più. Vediamo un attimo se riesco ad avvicinarlo un po'. Si vede un po' di più, forse? Forse sì, dai. Ok. Ragazzi, magari non è il massimo, però insomma, dai. Allora, questa è, vediamo, la dose base. Ci sono delle percentuali per la nostra ricetta. Abbiamo il 30, aspettate che non me ne ricordo, il 30,3 di percento. Poi di farina abbiamo il 18,18. Okay. Burro, abbiamo anche le farfalline che girano, le uova sono 27, adesso dobbiamo metterle in conto, e infine, se non sbaglio, abbiamo il 24, esatto, che sostanzialmente è 99,99, quindi il 100, ok? E queste sono un po' le percentuali. Allora, a noi cosa interessa? A noi interessa capire, ok, quanto burro mettere, come si bilancia il discorso della farina, le uova, ok? Interessa capire queste cose. Vi dico subito che al posto dell'acqua, parte dell'acqua, un 20%, un 30%, un 10%, eccetera, può essere sostituita anche con infusi, quindi magari l'infuso all'ibiscus,
ad esempio, con vini, perché no? Può essere sostituita con purè di frutta, però perdono, non è che sia sto granché. Va bene, era meglio prima. Fermati, Davide, non si vede. Allora, Freddy, che forse è meglio prima. Scusate. Meglio? Ci siamo? Come si fa a creare lo stencil? Prendete un foglio, ragazzi, e fate 22 cm, se non ricordo male, per 10, rettangolo. Foglio di carta, tagliate, fate il rettangolo, basta. Ci siamo? Percentuali. Ancora. Ragazzi, ditemi, avvicina la lavagna. Allora, devo avvicinare, ma ho sposto il telefono. Allora, avviciniamo la lavagna. Facciamo così. Meglio? Si vede? Ditemi se si vede. Guarda qui, c'è un po' di differita. Si vede o no? Però, a questo punto mi collego anche io e vado a vedere se si vede. Sì, adesso mi riscrivo le percentuali. Ah, devo mettere a fuoco. Ci siamo? Si vede o no? Non capisco, ragazzi, se si vede. Sembrerebbe di sì. Ma ci sono anche i cani. C'è un po' tutto. Ci non manca nulla. Oh, c'è Antonio. Antonio, mi dici se si vede? Se sei collegato? Male, sì, non si vede. Ragazzi, non so che fare. Cioè, non so dove metterla. Allora, Antonio, dimmi qualcosa. Giulia, ditemi qualcosa. Uno dei due. Perché non capisco se si vede o no. Scusate un attimo, non voglio farvi perdere tempo, ma non capisco più se si vede o meno. È sgranato, è sfocato. Beh. Io sto mettendo a fuoco. Adesso sembrerebbe di sì. Allora, bene, ripetiamo le percentuali. Acqua il 30,3%. Farina 18,18%. Burro 24,24%. Uova 27,27%. Ok. Oh, bene, bene, adesso si dovrebbe, si sembra che si veda. Bene. Allora, dicevo, la cosa importante è bilanciare in maniera corretta uova e farina, ok? Perché più avremo farina all'interno della nostra preparazione, più sostanzialmente andremo a mettere le uova. Le uova, ragazzi, io vi do 900 grammi, ma non sono definitivi. Non è detto che siano esattamente quelli, perché le uova variano da cosa? Quando noi facciamo quello che è un po' il polentino, cosa succede? Può succedere che lo stiamo cuocendo, lo vedremo sabato, lo stiamo cuocendo e lo lasciamo appena appena di più, ci evapora acqua. Quest'acqua dovrà essere sostituita da cosa? Dalle uova, ok? Può essere che la farina, la tipologia di farina che stiamo utilizzando, vada ad assorbire molto di più quello che è un po' l'acqua, motivo per cui, o aggelificarla, aggiungeremo uova, va bene? Può essere che invece ci sia un ambiente molto umido, questo è un dato relativo, però c'è, e quindi andremo a mettere meno uova, ad esempio. Di solito meno di 900 non si mettono mai, tant'è che io nelle dosi vi ho detto tenetevi da parte uno, due uova, due uova, giusto perché se ci servono le abbiamo, va bene? Bene, bene, ok, fin qua ci siamo? Sì. Allora, la cosa importante è portare a una, lo vediamo, sabato lo facciamo, adesso solo un po' di teoria,
portare a forte ebollizione quello che è l'acqua e il burro. Perché? Perché abbiamo, l'abbiamo detto prima, due pesi specifici differenti. E burro e acqua, il burro ha una massa grassa, l'acqua invece ha un peso differente. Siccome il burro ha un peso specifico inferiore, galleggia un po' come l'olio nell'acqua. Quindi cosa succede? La farina andrà aggiunta tutta di colpo, questo è molto importante, e se io non ho una bella ebollizione del composto, cosa avviene? Appena metto la farina, la prima parte di farina mi prenderà il burro, l'altra parte mi prende l'acqua. E non c'è una uniformità. Corriamo il rischio di fare anche dei grumi. Motivo per cui andiamo in bella ebollizione e aggiungiamo la farina. Così facendo otteniamo cosa? Un composto più omogeneo, va bene? Allora, benissimo. Ok, se avete intanto bisogno, se avete domande, così fatemele pure, eh. Ok? Bene. Poi un'altra cosa importante è la temperatura delle uova. Le uova devono essere a temperatura ambiente, ok? Quando poi le andremo ad utilizzare. In sostanza noi andremo a creare acqua, burro in ebollizione, aggiungeremo la farina tutta assieme ed è importante che la farina sia stata in precedenza setacciata. Anche questo è molto importante. E creiamo quello che è il nostro polentino. Poi cosa facciamo? Lo mettiamo in planetaria e lo faremo andare a girare un po' a vuoto, giusto per raffreddarlo un po', perché se vado ad unire le uova subito ad un composto così caldo, corro il rischio di andare a coagularmi le uova e fare una mezza frittata, va bene? E quindi questo è un po' quanto, ok? Poi, per quanto riguarda invece, questa è un po' la spiegazione in generale di quello che faremo della nostra ricetta, va bene? Per quanto riguarda invece proprio il bilanciamento della ricetta, ci sono altri pasticceri, nonché anche noti maestri, che utilizzano altre tipologie di bilanciamenti. E adesso ve li scrivo, non più qua. Ma vale, tanto questa ce l'avete, eh? Questa tanto l'avete, perché è la ricetta che useremo sabato. Io l'ho divisa per quattro, perché sennò ne vengono troppi, ok? Un altro bilanciamento è le uova 37%, poi abbiamo il 21, 21 e 21. Ok? Quindi cosa vuol dire? Significa che se vogliamo un chilo di impasto avremo 370 grammi di uova, 210, 210 e 210, va bene? E questo è un bilanciamento basico, ok? È un po' la base del bilanciamento della pasta choux. E da qua in poi si fanno tutte le varie variabili, va bene? Ora, abbiamo spiegato l'importanza dell'acqua, l'importanza della farina. E un'altra cosa molto importante, io non ho la planetaria, Frullino ragazzi, planetaria sarebbe meglio. Però Frullino comunque esce, non è che non esca. Un'altra cosa molto importante è il burro, ok? Il burro è molto importante perché se abbiamo poco burro all'interno del nostro composto, cosa succede? Succede che il bignè non sarà bello vuoto all'interno, ok? Perché il burro crea sostanzialmente una specie di patina che racchiude all'interno l'umidità e ci fa sviluppare il palloncino. Adesso vi spiego come si sviluppa anche. Ma Silvia, ma non serve uno schema scritto. Questa è solo un po' di teoria che volevo aggiungere oggi, ecco. Quindi è solo una cosa un pochino in più. Va bene? Allora, perché il bignè diventa un palloncino? Perché il bignè perfetto, ricordatevi, è quello bello tondo, bella pallina, ok? Senza screpolature sopra. E bello vuoto all'interno, ecco, quello è proprio l'apoteosi del bignè, va bene? E poi a casa, ragazzi, c'è da dire una cosa, a casa ovviamente abbiamo strumentazione di casa, io stesso con il forno che ho qui non è che faccio sti bignè così splendidi, è normale, se fossi in laboratorio con il forno statico, con l'utilizzo delle griglie forate più tappettini e tutto, ottengo un'altra cosa, questo è normale, insomma, ecco. Va bene? Antonio, che qualità di burro
Ma io uso un burro normalissimo, è ovvio che anche lì più il burro è buono, meglio è, ma è una cosa abbastanza scontata, ecco. Brava Federica, se metto latte, sì, ci sono tante ricette che non hanno solo acqua, ok, ma hanno anche una percentuale di latte o addirittura di panna, va bene? Servono semplicemente per aumentare, serve quello che è la percentuale di massa grassa all'interno e si ottiene un composto che è leggermente più morbido sul prodotto finale, va bene? Io preferisco solo acqua, però c'è appunto chi fa acqua e latte, addirittura a metà, quindi mettono ad esempio, qui abbiamo 2,10, 105 di acqua e 105 di latte, va bene? L'acqua posso sostituire dando del caffè? Sì, Erika, assolutamente sì, lo puoi fare. Allora, un attimo, vediamo. Si può fare, esatto. Quindi mi raccomando, il burro, perché è quello che fa sviluppare bene il nostro bignè, sostanzialmente. In realtà, quello che fa sviluppare bene il bignè, bene, 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 è la cottura. È la cottura, c'è poco da fare. Allora, la cottura, possiamo anche cancellarlo. Se per caso non l'avete scritto, ragazzi, vi riguardate la diretta, che tanto riguardando la trovate tutto, ecco. Vabbè, dopo la vediamo bene. Allora, intanto vediamo se c'è. Tappetini, sì, vanno bene, assolutamente sì, anzi meglio. Esatto, Lidia, quella con il latte non, neanche a me piace perché viene un po' meno croccante, però ripeto, lì va a gusti, va bene. E poi, tappetino microforato, meglio ancora, bocchetta liscia, che numero? Di solito del 10, sai, Franzi? Di solito 10, se poi vabbè, 1, 11 o 12 cambia niente, ma dipende anche da che grandezza vuoi ottenere, ovviamente, va bene. E poi stavo parlando della cottura. Allora, 220, scusate, i primi 8-10 minuti, ok, e poi andiamo a 170 per altri 20 barra 15, ok, dipende, dipende. Allora ragazzi, le temperature non sono sempre fisse, cambiano, va bene? Possono cambiare perché cambia da forno a forno. A noi serve subito un fortissimo shock, deve essere forte, e adesso vi spiego il motivo. E questo shock lo terremo per circa 8-10 minuti, ma ripeto, non prendete una temperatura fissa perché ci può volere anche 15 minuti, come magari ce ne vogliono 6, va bene? Quindi da 200 a 220 gradi, meglio se avete un forno statico, se invece lo avete ventilato, vabbè, poco cambia, ok? E poi abbassiamo a 170, perché altrimenti si brucia. Il 170 si abbassa per il semplice fatto che andiamo a cuocere quello che è il bignè. A noi inizialmente sarà una temperatura molto alta perché ci serve per creare il palloncino. Cosa succede? L'umidità incorporata, l'acqua che c'è all'interno del nostro bignè, compresa la sua umidità, cosa fa? Cerca di evaporare, ok? Quindi gonfia la pasta, si forma una bolla unica, ok? Gonfia, ma non esplode perché? Perché gelificano gli amidi, ok? E in più coagulano quelle che sono le proteine dell'uovo e quindi fa questo effetto, ci tiene l'aria all'interno, si forma sostanzialmente un palloncino, è proprio come gonfiare un palloncino, va bene? Però per fare questo effetto serve uno shock molto veloce affinché l'umidità, l'acqua, la presenza di acqua all'interno cerchi di evaporare in maniera molto veloce e faccia proprio l'effetto così. Se in questo momento apriamo il forno, ciao, ciao perché l'umidità che si è creata all'interno del bignè fuoriesce perché ovviamente le proteine non si sono ancora coagulate e gli amidi non hanno ancora gelificato. Ecco perché mi raccomando, fin tanto che non vedete il bignè bello gonfietto, ok, e abbastanza che inizi a prendere il suo colore, non aprite il forno, mi raccomando. Poi abbassiamo proprio per terminare la cottura. Va bene? Allora, Paola, più placche insieme. No, Valentina, la marmellata ci serve per le, ci
serve per riempirlo, qua non serve la marmellata nel fare il bignè, serve per un'altra cosa. Ve l'ho scritta lì perché altrimenti ho detto magari uno se la dimentica, così non se la dimentica. Allora, il mio forno arriva a 300, quando metto sempre 220, oddio, Tina, se ti arriva a 300, se tu metti 220 è il forno che non è che va molto, molto bene, eh. Allora, Susanna, percentuale del caffè, tè o altro, ma se adesso non ricordo male siamo intorno al della percentuale dell'acqua, ok? Quindi non la percentuale di tutta la ricetta, della percentuale dell'acqua, quindi se l'acqua è un litro, il 20%, quindi 200 grammi metti il tuo caffè, ma può essere anche la metà, non è un grosso problema. E, vediamo. Che tipo di farina debole? Sì, Paola, è una farina, non è totalmente debole, è una sostanzialmente una via di mezzo. Ottimo, un buon rapporto sarebbe un 160, W160, per chi sa cos'è la W, va bene? Però non è che serva proprio necessariamente. Tra le alternative, se potete utilizzare una farina che ha almeno 10 grammi di proteine per 100 grammi, e qui basta prendere qualsiasi confezione di farina e lo vedete sopra, meglio. Però anche lì ci sono tante teorie, ragazzi, ci sono pasticceri che usano farine molto molto deboli, ce ne sono altri che invece le usano abbastanza forti, lì ognuno ha un po' la sua, ok? Non c'è una regola aurea e fissa, va bene? Ecco, l'importante, dicevo, è temperatura molto alta per poi abbassarla, va bene? E poi noi lo faremo non solo un bignè normale, Eleonora, lo stesso impasto si può usare gli eclair? Allora, per fare l'eclair, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente un... Vedete un po' come un bignè allungato. C'è chi usa lo stesso impasto, chi lo modifica e lo ribilancia leggermente. Anche lì va un po' a sentori, va bene? Io quando li facevo in Francia, Eleonora, usavamo lo stesso impasto. A livello molto sincero. Venivano perfetti perché comunque ci sono anche delle forme dove lo si può fare, ok? E ovviamente magari in pasticceria si tende anche ad usare, ma non tutti, c'è chi lo fa a mano o assolutamente a mano libera e viene perfetto. Lo sapete cosa vuol dire perfetto? Ecco. E, Giovanni, per sabato dovete avere pronta la pasta sablé, esatto. Li facciamo insieme? Sì, sì, i bignè li facciamo insieme, però volevo già spiegarveli questa sera, perché come vedete ci sono alcune cosine da dire e magari facevo fatica a dirvele in diretta mentre li prepariamo, e quindi ho detto vabbè, lo facciamo questa sera e via. Ok, e poi bene, poi sabato vediamo, Giovanni, la pasta frolla cruda, sì, la sablé deve essere pronta ma non cotta, ok? E preparatevi il rettangolo, vero? 22 cm per 10, prendete un foglio di carta e vi fate il vostro rettangolo 22x10, ok? 22x10, perché poi noi cosa faremo? Tiriamo la frolla, lo appoggiamo e la tagliamo, va bene? Così non servono neanche appunto gli stampi. E allora, si possono usare più placche? Sì, dipende sempre dal forno, ragazzi. Ovvio che più placche avete, più si creerà umidità nel forno. Per l'umidità la vediamo sabato, cosa si fa. E probabilmente aumenta anche la cottura. Questo è un po' normale, quando il forno è pieno ci mette più tempo a cuocere, questo è ovvio, va bene. Però dipende sempre dai forni, ecco. Non amo... oddio Daniela, puoi usare anche... oddio Daniela, dovresti usare magari delle paste biscuit, perché ti direi anche il pan di Spagna, ma non è la stessa cosa, perché il croccante della frolla ci serve per la parte croccante della nostra preparazione, perché altrimenti... bah, abbiamo anche il bignè per carità, però meglio qualcosa in più. Allora, ragazzi, qua ci siamo, va bene, volevo spiegarvi un po' abbastanza velocemente quello che è un po' il discorso della pasta bignè. Magari molti di voi queste cose le sapevano già, altri invece magari non le sapevano, e quindi sono delle cosine in più, va bene? E che dire, io mi fermerei anche qui, visto che sono le 10:30, facciamo sempre un'oretta e mezza la settimana, infrasettimana, perché poi sennò diventa un po' pesante. E... anche quadrata, a cuore, sì sì Mariana, voi... allora io vi ho dato l'idea di fare un tronchetto, ok? Però se volete fare ad esempio un cuore, volete farla quadrata, a rombo, cioè volete un po' sbizzarrirvi, anche a lettera, perché viene anche una lettera, potete tipo crentate, ecco. Posso usare anche uno stampovale, certo, Alessandra.
Allora, con la ricetta che vi ho dato io ne facciamo un po' di bignè, poi in realtà ne useremo 5-6, poi dipende quanto grandi li facciamo, va bene? Ah, una cosa invece che volevo dirvi è il crackling. Cos'è? Ve lo dico velocemente. Usiamo il blu, cambiamo. Questo è il nostro bourguignon, ok? Perfetto. Il crackling è praticamente una sorta di, immaginatevi, la glassa che ricopre la colomba, va bene? Che si forma sopra il bignè e lo avvolge in parte o magari tutto, ok? Non è altro che un impasto a base di burro, farina e zucchero, ok? Si può preparare domani, ma domani lo facciamo assieme, è talmente semplice da fare. Burro, farina, zucchero in parti uguali, quindi un terzo di burro, un terzo di zucchero, un terzo di farina. Farina, zucchero e burro. Va bene? Allora, qui possiamo anche fare delle varianti sul peso totale, ovviamente. Ok? Qui possiamo fare delle varianti, ad esempio abbiamo 100, 100, 100. Ok, possiamo mettere 50 di zucchero semolato e magari 50 di zucchero di canna. Ok? L'importante è che poi ci dia sempre, in questo caso, 100. Possiamo fare la stessa cosa per la farina e quindi mettere 50 grammi di farina e 50 grammi di farina di frutta secca, ok? È sempre 100. Frutta secca, quindi farina di mandorle, di nocciole, eccetera, ok? Cosa cambia? Se mettiamo lo zucchero di canna avremo un crackling, quindi un bignè molto più grossolano, va bene? Si sente anche un po' lo zucchero, ok? Se mettiamo la farina, stesso discorso, di nocciola, di mandorla, otterremo più croccantezza, dipende da cosa vogliamo fare, ecco. Queste sono, poi ci si possono fare tante altre variabili, vero? Però intanto facciamo questo, ecco. Beh, sì, Alessandra, per riempire il bignè vi servirà la sac à poche. Se non avete la sac à poche, prendete un sacchetto, fate il buchino e lo riempite. Ma ve lo faccio vedere sabato, ve lo faccio vedere. Allora, ragazzi, dai, ci siamo. Non voglio andare oltre. Ragazzi, il bignè crackling, questo qui è favoloso, perché rispetto al bignè normale ha una croccantezza che a me piace da matti, però vabbè, avete capito, a me piace tutto. Ok, dai, non voglio andare oltre perché dai, domani magari mi auguro, ragazzi, io me lo auguro fortemente che tutti voi possiate lavorare, che insomma domani andiate al lavoro, ecco, e quindi ci fermiamo qua. Ci fermiamo qui e ci vediamo sabato, ok, alle ore 15, dove andremo a comporre quello che è la nostra preparazione, va bene? E vediamo le ultime domande. L'acqua quindi posso spiegare il del caffè? Sì, Erika. Erika, sì, si può fare, si può fare. Ci vuole un particolare burro, Silvana? No, non ci vuole un particolare burro. Io uso, ragazzi, io uso tutti i prodotti da supermercato perché così voi li trovate senza problemi. Non mi metto a usare cose troppo tecniche. Già cerco di non usare troppe paste perché so che alcuni di voi la pasta di pistacchio, di nocciola ce l'hanno, ma molti altri invece no e faticano a recuperarla. Ecco, è ovvio che ragazzi, se iniziassimo ad usare le paste e certe tipologie di zucchero, eccetera, eccetera, caspita, creiamo di quei prodotti pazzeschi. E magari facciamo una diretta un giorno con delle cose un pochino più tecniche. Vi garantisco che i risultati sono sicuramente ancora più sostenuti. Ok, va bene. Dai, se ci siamo, ragazzi, io vi saluto. Vi mando a sabato. E Valentina, la marmellata serve per riempire il bignè. Te l'ho detto prima, tienitela da parte. E non serve per fare il bignè. Praticamente il nostro bignè, se guardi il disegno, sarà ripieno di namellacca al lampone e marmellata di ciliegia. Mi raccomando, ragazzi, la marmellata la dovete prendere. Leggete bene la ricetta che c'è scritto, scaldarla e frullarla con i mini pinner o con quello che volete, ecco. Va bene? E basta, così passa dalla sac à poche, perché se la usate con i pezzi poi facciamo un po' fatica. Ci
I bignè li faremo appunto assieme e basta, tutto qui. Bene, ragazzi, ci vediamo sabato alle ore 15. Ciao e buona serata!